Vediamo adesso la misura effettuata con l'altro palmer, quello più largo. Misuriamo per esempio lo spessore di questa base d'acciaio. La scala di misura parte già da 75 cm, cioè millimetri, 75 mm, 80, 81, 82, è stata scoperta anche 82,5 e lo 0 si trova praticamente lungo la linea di riferimento. Quindi questa misura o la scriviamo come 82,50, più o meno 0,01 mm, oppure immaginando che si allinei meglio quest'altra tacchetta, che è la numero 49, allora scriviamo 82,49, più o meno 0,01 mm. Vediamo quest'altra misura, qui stiamo al millimetro 85. L'85 e mezzo ancora non si vede e andiamo a vedere qual è la tacca che si allinea. Si allinea la tacca numero 2 con la linea centrale di riferimento. Attenzione, questa non è la tacca 2 nel senso 20, è la tacca 02. Quindi la nostra misura è 85,02 più o meno 0,01 mm.